Care sorelle, cari fratelli, cari amici e amiche, Signora Presidente, ho scelto un versetto per questo momento della nostra assemblea, che si trova nel Nuovo Testamento, nella seconda epistola di Timoteo capitolo 1 versetto 7. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza ma di forza, di amore e di autocontrollo. Forza, amore, autocontrollo. Ho scelto questo versetto perché è uno di quelli a cui si è fatto riferimento negli ultimi mesi, recentemente, dopo uno degli eventi drammatici che ha caratterizzato il nostro anno, precisamente dopo l'attentato di Nizza del 14 luglio. Ma prima di riprendere questo, l'ispirazione che può venire da questo versetto, Dobbiamo per forza fare riferimento a ciò che è accaduto nel nostro paese, in Centro Italia, nella notte tra martedì e mercoledì e che continua, è continuato ad accadere nelle ore e nei giorni successivi, e cioè il terremoto. Un terremoto che ha colpito di nuovo il nostro paese, un terremoto di intensità importante, ma certo in condizioni diverse. Un terremoto che potrebbe essere stato anche un po' meno catastrofico, e invece è stato catastrofico. Noi abbiamo espresso il nostro cordoglio per le vittime, la solidarietà. Abbiamo pregato fin dalle prime ore eh, di mh, mercoledì durante il culto di apertura del Sinodo, e naturalmente ci impegneremo per gli aiuti concreti che potremo dare. La sottoscrizione della Federazione è già aperta, arrivano anche contribuzioni da chiese estere, stanno arrivando anche in queste ore dei messaggi di solidarietà. Noi abbiamo già avuto l'esperienza purtroppo recente del terremoto dell'Aquila, in cui con, eh, in collaborazione con le autorità, Prefettura e Protezione Civile, abbiamo potuto svolgere un'attività di sostegno sociale e psicologico per una parte della popolazione. Quindi certamente faremo ciò che potremo. Indubbiamente al dolore e alla partecipazione per questo ennesimo dramma si è unito in questi giorni tra di noi, come peraltro un po' ovunque in Italia, la preoccupazione per eh, ciò che verrà dopo. Si farà la ricostruzione, sarà lunga e complicata come nei casi precedenti. Più che la mancanza di risorse economiche ci penserà la nostra confusa burocrazia a rendere lente risposte necessarie, che dovrebbero essere rapide, e poi sarà l'ennesima occasione per alimentare i circuiti corruttivi e della criminalità organizzata che sempre si organizza, la criminalità organizzata particolarmente intorno a questi episodi e poi la polemica politica, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono preoccupazioni che noi abbiamo sempre quando pensiamo alla crisi economica lunghissima, profonda del nostro Paese, ai problemi del lavoro, che non ce n'è abbastanza. Ma quando siamo di fronte a danni gravi come quelli che derivano da un terremoto di questo tipo, certo diventa urgente l'impegno perché si possa realizzare una solidarietà disinteressata. Accadrà non accadrà. E poi abbiamo il secondo pensiero, che non abbiamo solo noi, condividiamo la preoccupazione con tantissimi nel nostro paese che riguarda la prevenzione, la prevenzione che non c'è a sufficienza. Ogni euro speso per la prevenzione è un euro benedetto. Ma di queste benedizioni non ne abbiamo sufficienza, anche per un problema culturale. In fondo non ci crediamo alla prevenzione, perché se ci credessimo faremmo delle scelte più conseguenti. Sono purtroppo però pensieri che dopo ogni dramma di questo tipo condividiamo con i nostri connazionali, ma poi che cosa succede? Noi ci auguriamo che prima o poi succeda il miracolo di un cambiamento in questo nostro Paese. Il dramma del terremoto si aggiunge a tante preoccupazioni, a un anno che è stato particolarmente difficile, lo diciamo da tanto tempo. È quasi noioso doverlo ripetere, eppure nei mesi passati sembra essersi fatto più profondo il senso di precarietà e insicurezza che pervade la nostra società, che pervade anche le nostre chiese, le nostre famiglie. E ormai pervade anche i nostri più intimi convincimenti. Ciascuno e ciascuna di noi è stato profondamente interrogato negli ultimi mesi dagli avvenimenti a cui abbiamo assistito e molti di noi hanno tentennato, si sono trovati incerti nel, dare, nel reagire, nel dare una risposta personale a ciò che abbiamo vissuto. Temiamo in fondo che la nostra Casa europea come io eh, vorrei che la chiamassimo, l'Europa è una casa, una casa nostra, ma una casa aperta ed accogliente, comunque una casa, temiamo che non ci protegga più e che i suoi fondamenti di civiltà, diritto, welfare, te, quest, i fondamenti di tendenziale laicità, siano feriti per sempre e non più riportabili ai livelli di solo pochi anni fa. Ma proprio in questi momenti difficili, in questi tempi difficili in cui prosperano i seminatori di incertezze, di paure, di terrore e morte, risuona il richiamo di seconda Timoteo 1.7. Dio ci ha dato uno spirito non di timidezza ma di forza, di amore e di autocontrollo. Non è una parola unica nel Nuovo Testamento, però qui in questo passo è importante l'autocontrollo. Come ci è stato ricordato in questo sinodo, nei giorni scorsi, in modo diretto dai rappresentanti delle chiese e delle cumene, non possiamo non rilevare che non solo noi, ma anche moltissime chiese cristiane d'Europa, senza differenza confessionale, quindi protestanti e cattolici, qualche volta in contrasto con i propri governi nazionali e le rispettive eh, opinioni pubbliche, stiamo un po' tutti tenendo ferma la posizione della responsabilità e della coesione sociale, la posizione della corretta e differenziata informazione e la posizione del rifiuto di coloro che invece ci propongono visioni preconcette e catastrofistiche di dove siamo e di dove stiamo andando. La realtà che viviamo in Europa, a differenza di quella descritta da queste narrazioni che sono manipolatorie, ci descrivono una realtà che non c'è se non nei nostri incubi, nelle nostre paure, ci mostra in realtà, in realtà una società che reagisce alla situazione critica che stiamo vivendo con civiltà, con misura, con solidarietà. Abbiamo cominciato giovedì prima del sinodo ad ascoltare un pastore francese di Nizza che era lì sul lungomare di Nizza che ci ha raccontato delle reazioni dei giorni successivi e ci ha testimoniato questo. Una società, la nostra, certamente ferita, ma che mantiene per esempio quello Stato di diritto a noi tanto caro. Il Sinodo poi ha dichiarato chiaramente in un proprio atto che no, non stiamo vivendo una guerra di religione. Qualcuno vorrebbe spingerci in quella direzione, verso la guerra di religione, ma non la stiamo vivendo. Ma questo non vuol dire che le religioni e gli uomini e le donne di fede non abbiano nulla da dire e si possano ritenere assolti da ogni responsabilità. L'abbiamo discusso proprio stamattina. Per quanto blasfema ed eretica, e mi permetto di dirlo perché non è un ordine del giorno sinodale, ma in realtà quello che pensiamo, l'idea che si possa uccidere nel nome di Dio, questo è il punto, uccidere nel nome di Dio, questa idea blasfema ed eretica ha attraversato tutte le religioni, anche quella cristiana. I valdesi lo sanno, l'abbiamo subita questa idea che diventa una pratica, è diventata una pratica, ancora oggi attraversa le religioni. Per qualcuno è una pagina del passato, per qualcun altro niente affatto. Ebbene, di fronte a questo abuso del nome di Dio, Nessuno può tacere. Lunedì sera ho ricordato due momenti della storia recente delle chiese protestanti in cui c'è stata una reazione forte di fronte a questo uso blasfemo ed eretico del nome di Dio, collegato con l'idea che si possa uccidere nel Suo nome. Ma gli esempi potrebbero essere tanti. Il primo esempio che ho fatto è stato quello della Germania, della Germania negli anni 30 del Novecento, quando i cristiano-tedeschi, cioè i nazisti, hanno preso il potere nella Chiesa. Io per curiosità sono andato a vedere stamattina su internet alla voce Kirchenkampf, cioè battaglia nella Chiesa, perché fu una vera battaglia, che cosa saltava fuori. Invito i più giovani che passano molto tempo su internet, ad andare a vedere le immagini che si trovano a questa voce. Niente di più, cinque minuti. Le immagini da brivido. I nazisti in chiesa, i pastori nazisti coi con la toga e il saluto nazista. Siamo stati preda, sono stati preda per un periodo di questi eretici e blasfemi. Ci fu una reazione, la Chiesa confessante, ci fu una battaglia di minoranza, ma importante, che cominciò subito, non dopo anni, si concluse dopo anni. Beh, quella battaglia fu importante perché si affermavano alcune cose alcune poche cose ma chiare. I nazisti dicevano che l'unico capo supremo era Hitler, i cristiani confessanti ricordarono che solo Gesù Cristo è il nostro Führer, il capo supremo. I nazisti predicavano la necessità di ampliare lo spazio vitale per il popolo tedesco. E i cristiani confessanti ricordavano che l'unica terra a cui possiamo aspirare è la terra promessa nel Regno dei Cieli. I nazisti predicavano la pura razza bianca, ariana, e facevano le percentuali di sangue, ariano, che c'era nelle persone, i cristiani. Protestanti della Chiesa confessante ricordavano che l'unico sangue che salva è quello di Gesù Cristo. Una risposta teologica chiara alla manipolazione del nome di Dio da parte di questi cristiani tedeschi. Hanno fatto la loro parte per combattere un'idea blasfema ed eretica. E poi in Sudafrica, di nuovo esempi che ci riguardano, quando la più importante... Chiesa del paese, la Chiesa Riformata olandese, sosteneva con argomentazioni teologiche lo sviluppo separato delle razze, una chiesa dell'apartheid. Nel 1982 l'Alleanza Mondiale delle Chiese Riformate dichiarò l'apartheid una eresia teologica una eresia teologica e decise di sospendere questa chiesa e un'altra più piccola del Sudafrica, sospenderla chiedendo la conversione a questa chiesa, che iniziò un lungo processo doloroso che la spaccò. Nell'86, quattro anni dopo, si spaccò questa Chiesa perché ci fu la reazione di una parte che comprese che non si poteva manipolare il nome di Dio per interessi politici ed economici. Fu una lotta lunghissima, lunghissima, fino al 99, quando l'Alleanza Riformata Mondiale riammise la Chiesa riformata olandese che aveva subito un lungo processo di conversione. Questo è il cammino che noi oggi dobbiamo fare e aiutare a fare in modo che si contrastino queste manipolazioni che sempre tornano alla ribalta, che coinvolgono oggi particolarmente il mondo islamico ma che sono sempre un rischio per tutte le religioni. Sono necessari non soltanto eh, degli esempi, non sono necessari non soltanto delle parole, ma anche dei gesti che condannino proprio questa interpretazione. Io ricordo soltanto alcune poche indicazioni bibliche che possono essere dei punti di riferimento per affrontare il tema della violenza, del riferirsi a Dio per giustificare l'omicidio, tra le tante il Salmo 44, non confido nel mio arco e non sarà la mia spada a salvarmi e ci sono invece anche nel mondo cristiano invocazioni alla spada, l'unica possibilità per salvarci. Salmo 44, versetto 6. Parole e gesti che contribuiscano a creare le condizioni perché le spade si trasformino in vomeri e le lance in falci, come ci ricorda Isaia 2 al versetto 4. E ancora di più a un livello più profondo, perché benignità e verità si incontrino e giustizia e pace si bacino, si stringano in una unione profonda. Salmo 85, 10. Per questo, e il Sinodo lo ha ribadito questa mattina con un suo atto, ci sentiamo impegnati a rafforzare il dialogo. Con tutti i credenti musulmani e di tutte le fedi, pronti a condividere la ricerca e l'impegno per una convivenza vissuta nel dialogo e nella ricerca del bene comune. Queste non sono solo parole, ma è il nostro programma di azione che insieme abbiamo deciso da tempo e che questo Sinodo ha confermato. E poi c'è. Certo, il panorama interno, quello più ecclesiastico. È giunto il tempo in cui dobbiamo davvero prendere consapevolezza di qualche cosa che è avvenuto da tempo. Le chiese del cristianesimo storico europeo hanno ormai elaborato nei fatti ma anche. In numerosi colloqui ecumenici a livello teologico, una concezione della missione distante dal proselitismo. Andate a vedere i documenti e le riflessioni in campo ecumenico sul concetto di missione e troverete spesso questa differenziazione. Una concezione della missione distante dal proselitismo è anche più attenta a riconoscere, e qua c'è un pochino di sofferenza perché non abbiamo ancora fatto tutto il cammino, a riconoscere la legittimità della diversità nelle chiese e tra le chiese. L'unità cristiana, dice un documento, non è solo un'unità nella diversità, ma anche tramite la diversità. Cioè la diversità può essere mezzo per l'unità. Sapete in che documento si trova questa frase? In un documento votato da questo Sinodo nel 1998, paragrafo 48. Ma noi non ne abbiamo ancora completa coscienza. Dobbiamo ancora giungere a maturazione, ma questo è un concetto che ci può guidare nella situazione che stiamo vivendo, anche se questa concezione della missione è uno degli aspetti che probabilmente ci distanzia di più dal mondo delle chiese di area pentecostale. Noi ogni tanto cerchiamo di capire dove stanno le differenze, forse questo è un. Punto veramente cruciale. Eppure è un punto importante perché significa che noi siamo consapevoli della necessità della missione cristiana, che però non può essere fatta contro, ma deve essere fatta per, appunto, non proselitistica in senso tecnico. Purtroppo, però, quello che dobbiamo ammettere è che questa nuova concezione della missione non produce dei risultati entusiasmanti. In Europa, anzi, diciamolo, crisi su tutti i fronti. Numerica numerica le chiese tutte protestanti e cattoliche ecumenicamente soffrono un calo numerico in certi casi impressionante. E poi anche una diminuzione di capacità di elaborazione di pensiero di linguaggio teologico, di proposta pastorale per l'uomo e la donna che vive oggi, che vivono oggi nel nostro continente. Anzi, tutti gli indicatori ci dicono che l'analfabetismo religioso per quanto riguarda il profilo cristiano è in crescita. È dunque sempre più necessario ricostruire le fondamenta della conoscenza del messaggio evangelico e trovare parole giuste, e nuove, efficaci per testimoniare il dono della fede in Cristo, che esprima una Chiesa aperta. Tollerante, dialogante, inclusiva e socialmente e politicamente impegnata. Perché gli esempi che vi ho fatto prima della Germania nazista e del Sudafrica dell'apartheid impongono la vigilanza della Chiesa anche in questo campo politico e sociale, secondo il mestiere che deve fare la Chiesa. Questa sfida molto urgente, riguarda anche l'unione delle nostre chiese metodiste valdesi. Siamo in buona compagnia, eh? guardiamoci intorno, ma è chiaro che ognuno deve impegnarsi per sé. Una sfida molto urgente per la nostra chiesa e per quelle del cristianesimo storico europeo, una sfida che richiede molto di più del nuovo sguardo necessario per rivedere le nostre strutture ecclesiastiche, è necessario anche il nuovo sguardo, ma qui capite siamo molto al di là della nostra sopravvivenza istituzionale, una sfida che richiede coraggio, capacità di visione, cioè di avere uno sguardo alto, che vada oltre, che veda lontano, linguaggi adeguati e soprattutto quello di cui abbiamo parlato all'inizio del nostro sinodo, una forte e personale spiritualità radicata nella parola di Dio che sia in grado di toccare il cuore e la mente, i convincimenti e le emozioni delle donne e degli uomini di oggi una forte e personale spiritualità. Per il cristianesimo europeo si tratta di ricercare forse un nuovo inizio, forse, nuovo inizio, una categoria da prendere con cautela perché sapete Tanti proclamano nuovi inizi, spesso partoriti con violenza, secondo un'idea apocalittica dell'Apocalissi, che non è tanto dell'Apocalissi, ma di certe visioni. Un nuovo inizio, forse quello in cui dobbiamo davvero impegnarci, ma non partorito dalla violenza e dalla divisione come alcuni propongono e sono sempre di più ma un nuovo inizio partorito dal dialogo e dalla riconciliazione, quelli sì, doni di Dio per l'intera umanità. E richiamo dunque del versetto che ispira queste parole, la seconda Timoteo, fa comprendere la necessità del carattere cristiano necessario oggi per affrontare la situazione critica che stiamo tutti vivendo. Dio ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore, cioè di diaconia. Di servizio, di solidarietà e di autocontrollo, perché molti vorrebbero far perdere il controllo, il controllo alla Chiesa, alle Chiese. Ci vorrebbero in preda a una crisi di nervi. Questo è l'obiettivo. Ma la Seconda Timoteo dice autocontrollo. Che il Signore ci benedica e ci guardi e ci accompagni in un anno, in un cammino che durerà almeno il prossimo anno, fino a quando ci rivedremo, che ci accompagni per compiere come saremo capaci, ma con tenacia la nostra testimonianza e la nostra missione. Grazie.